Spoiler: prossima puntata Sacrificio d'amore 2, i due ritroveranno l'armonia dopo la morte di Giosuè, l'arrivo in città di Nana creerà scompiglio. Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con la fiction Sacrificio d'amore 2, di cui in queste calde settimane estive andranno in onda le nuove puntate della seconda stagione. Un appuntamento imperdibile per i fan che hanno seguito la prima serie della fiction con Francesco Arca trasmessa lo scorso anno in televisione e che adesso attendono di scoprire cosa succederà in questi nuovi appuntamenti. Il prossimo mercoledì 4 luglio verrà trasmessa la terza puntata in Prima TV, che sarà caratterizzata da un netto avvicinamento tra Brando e Lucrezia. Trama: terza puntata di Sacrificio d'amore 2, la morte di Giosuè sconvolge Brando e Lucrezia. Nel dettaglio, le anticipazioni sulla terza puntata di Sacrificio d'amore 2 rivelano che Brando e Lucrezia riscopriranno un certo feeling e un'armonia di coppia in seguito alla drammatica morte di Giosuè, che finirà per renderli sempre più vicini. I due, infatti, si faranno forza l'uno con l'altro per riuscire a superare questo drammatico momento e, soprattutto, per riuscire ad elaborare il fatto che Giosuè non sia più con loro. Nel frattempo vedremo che in città ci sarà una nuova arrivata che potrebbe portare un po' di scompiglio tra i vari abitanti. Stiamo parlando della bella Nana, un'eccentrica artista che con il suo brio e il suo talento riuscirà addirittura ad attirare l'attenzione e la curiosità della rigida e severa Augusta Maffei, la quale vorrà vederla di persona. La truffa di Leopoldo ricade sui figli Corrado e Alberto. Le anticipazioni della terza puntata della fiction Sacrificio d'amore 2 che vedremo in televisione il prossimo 4 luglio, inoltre, rivelano che Corrado e Alberto, seppure ignari della truffa che è stata commessa dal padre Leopoldo, saranno a loro volta vittime delle conseguenze del terribile gesto compiuto dal genitore, il quale per il momento continua a tenere nascosta la verità su quanto è successo. Insomma, un terzo appuntamento decisamente imperdibile per tutti i fan della serie TV, che tuttavia al debutto di questa seconda stagione non ha ottenuto degli ascolti brillanti. La media, infatti, è stata di appena 1,5 milioni di spettatori, pari ad uno share che non ha raggiunto neppure la soglia dell'8% in prime time. Dati decisamente sottotono e abbastanza deludenti che in queste ore fanno tremare gli appassionati della fiction, i quali temono che la serie possa essere sospesa dal palinsesto per i bassi ascolti.